L'azienda per la mobilità aquilana, l'AMA, mette a punto un'organizzazione capillare per il controllo del Green Pass sui mezzi pubblici. 4 unità di personale sono dedicate già da diversi giorni sui bus solo a questo tipo di controllo sui passeggeri. Sino al 9 giugno, data di chiusura delle scuole, il servizio è affidato alla società Vigilantes Group. Gli addetti dovranno verificare, per chi sale a bordo, il Green Pass, ma anche il corretto uso delle mascherine obbligatorie, le FFP2. Abbiamo pensato, alla luce delle nuove disposizioni normative che sono entrate in vigore, quelle più stringenti dal 10 gennaio scorso, abbiamo appunto ritenuto di procedere ad un affidamento ad una ditta esterna che ci coadiuvasse nello svolgimento di queste attività di controllo e di prevenzione della diffusione del Covid. Quindi abbiamo in tutta fretta, direi, reperito 4 risorse che sono pienamente operative, alcune già dal mese di gennaio e l'ultima a far data dal 1 febbraio, che per l'appunto ci stanno coadiuvando in questa attività di controllo di Green Pass, mascherine, sia sui mezzi che a terra. L'amministratore Augusto Equizzi fa anche il punto della situazione in azienda. Dalle 15.000 presenze giornaliere sui bus, il calo a causa della pandemia è stato drastico, ma si intravede una luce in fondo al tunnel. Purtroppo il calo c'è stato perché i trasporti insieme alle scuole sono stati un pochino i settori più martoriati sotto il profilo degli effetti del Covid e quindi noi da una media passeggeri giornaliera di circa 15.000 del 2019, nel momento, diciamo, di picco della pandemia siamo scesi a 5.000 utenti al giorno. Adesso si intravede una piccola, diciamo, risalita, un piccolo miglioramento. Ci siamo attestati intorno ai 10.000 passeggeri al giorno, però siamo ancora, ritengo, ben lontani da quelli che erano gli standard ottimali del 2019. Abbiamo ricevuto, come è noto, da qualche tempo 10 bus elettrici. Il comune si è attivato per fornirci ulteriori 10 bus elettrici e quindi a questo proposito stiamo implementando un investimento abbastanza consistente per creare una cabina elettrica in grado poi di ricaricare in maniera ottimale questi bus. Stiamo adeguando un capannone da adibire esclusivamente al ricovero dei bus elettrici e essendo intervenuta qualche giorno fa anche la normativa che impone la dismissione di vecchi autobus Euro 2 ed Euro 3, stiamo iniziando a pianificare una sostituzione graduale di questi bus che nell'arco del 2022, 2023 e 2024 dovranno essere per forza dismessi.